Sono ormai 4 anni che l'associazione culturale Sei di Bitonto Sé, con passione, pazienza e dedizione, allestisce la casa di Babbo Natale. Anche quest'anno la location è quella dell'ex asilo di San Luca, in quella parte del centro storico a volte dimenticata e meno frequentata. Un modo per animare la zona e per donare un sorriso a grandi e piccini che consegneranno la loro lettera all'anziano barbuto e sorridente, in attesa dei regali. Cosa vi spinge a farlo ogni anno? Sempre per dare emozione ai bambini, come dicevo anche lo scorso anno, non solo ai bambini, ma agli adulti, vedo che sono entusiasti. Noi riproponiamo ogni anno sempre un qualcosa di diverso, cerchiamo di far felici chi anche è meno felice e quindi andiamo avanti riuscendo in questa magica dimora di Babbo Natale a dare emozioni. Babbo Natale, cosa le hanno chiesto i bambini quest'anno? Allora, i bambini hanno chiesto, come sempre, un po' di giocattoli, un po' vari tipi di giocattoli dell'epoca d'oggi, hanno chiesto un po' di salute per loro e per la famiglia. E mi ha colpito in modo particolare il pensiero di un bambino che mi ha sussurrato nell'orecchio che vorrebbe che Babbo Natale quest'anno portasse un po' di serenità alla mamma e che la mamma si accettasse per quella che è. È una riflessione che mi ha lasciato perplesso perché viene da un bambino di 8 anni e non è facile ai tempi d'oggi avere queste dichiarazioni da bambini in tenera età.